siamo alla Fondazione Magnani Rocca, pochi chilometri da Parma, nella Villa dei Capolavori, e insieme alle opere di Goya, Tiziano, Monet della collezione permanente ospitiamo una grande mostra sui principali illustratori della Divina Commedia. Si divide naturalmente nelle tre grandi cantiche: Inferno, Purgatorio, Paradiso. L'Inferno è presentato in modo molto teatrale, come un luogo naturalmente di punizione senza possibilità di speranza per i dannati. Poi si passa attraverso il Purgatorio, che Scaramuzza rappresenta con grande dolcezza, grande delicatezza, rifacendosi a Correggio e a Raffaello. Dorè le rappresenta con forza romantica. Nattini invece in qualche modo anticipa il genere fantasy. Arriviamo poi al Paradiso con un'esplosione assolutamente coinvolgente di angeli, di anime beate che conducono Dante alla visione della Trinità. Qui i colori sono vicini all'oro, vicini veramente all'empireo. Dopo aver proposto il confronto nella prima sala, il confronto tra Scaramuzza e Dorè, poi si avvia verso la parte dedicata a Nattini, c'è la discesa dello scalone, quindi la discesa agli inferi, c'è l'esplosione di colore che è tipica dell'illustrazione di Nattini, e quindi si può seguire in modo molto facile, quasi didascalico, il percorso naturale della Divina Commedia.